chiedo quanto sei preoccupato per questo momento del pass del calcio italiano. Sono stata rinviata al 7 di dicembre l'assemblea definitiva per eleggere una Coppa. Ci si farà e qual è la posizione della Fiorentina? Direi che comunque la posizione della Fiorentina, la sapete, era quella comunque che ha portato a questo, a questa situazione, ovvero il fatto di volere una governance nuova. Quindi avremo, speriamo il 7, un presidente nuovo, speriamo poi a breve anche un amministratore delegato nuovo, speriamo appunto principalmente persone che siano anche scollegate dalla gestione tipica di una società di calcio, ma che pensino al calcio in generale in sé, perché comunque abbiamo bisogno di persone molto competenti. E quindi secondo te il 7 è una data che, da cui non si ritorna, perché sennò c'è la minaccia del commissario? C'è fiducia nel 7, però naturalmente finché non ci sarà l'assemblea non possiamo essere certi. Come ha dichiarato il commissario Tavecchio, i presupposti ci possono essere, speriamo che poi si possa arrivare veramente a fare qualcosa di buono, e sicuramente non al commissariamento. Sei, oltre che dirigente della Fiorentina maschile, mi piace dirlo, soprattutto presidente della squadra femminile, e oggi vi entri nella Hall of Fame anche, credo, soprattutto per quella nata magnifica. Quanta voglia c'è di celebrarla, ma soprattutto credo di onorarla quest'anno, perché insomma la Champions è andata molto bene, il campionato c'è tanta voglia di recuperare. Beh, lasciami dire che essendo nella Fiorentina dal 2002 e avendo fatto per 15 anni l'amministratore legato, avendola portata dalla C2 alla Serie A e tutto quello che ho fatto, poi dopo diciamo che nell'ultima attività che ho fatto per la Fiorentina, quella di Fiorentina Women's, mi arriva questa grandissima gratifica della Hall of Fame. Capite bene che per me come fiorentino essere in quel muro è veramente importante, è qualcosa che mi rimarrà sempre ed è veramente la cosa che mi dà veramente tanta gioia. È chiaro che poi dopo la Fiorentina Women's ha fatto una cavalcata straordinaria, in 2 anni ha vinto lo scudetto e quindi ci siamo tutti meritati questo premio. Alia Guani, eletta migliore calciatrice dell'anno, anche la soddisfazione per questo? Beh sì, anche per questo, giustamente quello che abbiamo fatto lo scorso anno non è passato inosservato. Credo che anche addirittura la grande prestazione che ha fatto l'Italia 2 giorni fa in Portogallo, che ci vede, non dico incrociamo le dita, ma insomma ci vede messi bene per una qualificazione ai mondiali, cosa che per la femminile non avveniva da tantissimi anni. E naturalmente la Guagni, l'Alia Guagni è una persona, insieme a tante altre, la Fiorentina femminile, che fanno parte della nazionale, è un po' una somma di elementi che fa sì che qualcosa di buono abbiamo fatto. Senti, con Tavecchio comunque dei passi avanti per il calcio femminile si sono fatti, ora cosa chiedi come presidente di una squadra femminile al prossimo presidente? Ecco, speri si continui su questa strada comunque? Ma io credo appunto qualcosa si sta muovendo. È importante che oltre alla Fiorentina siano entrate anche altre squadre di Serie A in questo movimento. Già qualcosa si sta muovendo, addirittura adesso ci saranno 16 partite di Serie A trasmesse in diretta su Rai Sport, per cui è necessario anche dare visibilità a tutto questo movimento. Io sono stato pure nominato nel consiglio direttivo del calcio femminile a livello federale e quindi insomma, diciamo, c'è tanto da lavorare. Speriamo che adesso, con quello che è successo dal lato maschile, le persone nuove che verranno non dimentichino che comunque c'è un movimento che è già partito e che ha bisogno di un'ulteriore spinta molto più forte anzi di prima. Ancora e quando, chiedo anche a lei, potremmo rivederli anche a seguire proprio le donne? Beh, sul rivederli speriamo tutti molto, molto presto, perché naturalmente non mancano solo a voi, mancano anche molto a noi. Poi noi siamo naturalmente i manager destinati e dedicati a portare avanti la società e speriamo che, diciamo, questa situazione di impasse si possa risolvere quanto prima. Di sicuro e credo che il premio o comunque il riconoscimento che prendo stasera lo prendo io in qualità di la Fiorentina Women's. È un movimento, una bellissima cosa nuova che è stata voluta dai fratelli della Valle e quindi dovrebbero essere loro in questo muro. Poi diciamo che sono io per interposta persona. Bene, grazie Sandro. Occhio.